Buona giornata, ti auguro tanto divertimento e buona fortuna. Quali sono i tuoi segni? Può portare pace per te? Oggi è sabato 5 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Sabato, giorno di Venere. Se nel linguaggio mitologico Giove con la sua enorme cornucopia corrisponde alla fortuna, alla giustizia, al potere e alla saggezza, complimenti, pur ritrovando velo all'opposizione. Grazie al trigono che lo lega alla vostra amica Venere oggi potete contare su tutti questi doni del cielo, o almeno su una buona percentuale di essi. Innanzitutto l'amore, che procedendo da una tenera amicizia ha tutto il tempo per stabilizzarsi e approfondirsi senza brutte sorprese, vi conoscete talmente bene che potreste quasi ritenervi fratelli. Ma quando la notte scende sul tetto di casa e il letto spalanca per voi le sue lenzuola di seta, fratelli non lo siete più e nemmeno lontani cugini. Fortunelli dunque non solo in amore, anche gli affari filano col vento in poppa, mentre un obiettivo di lavoro ambizioso ma realizzabile si dispiega dettagliando il percorso necessario per raggiungerlo. In pratica vi sta chiamando, indicandovi la strada più facile e piana per arrivare al dunque. Sorte alterna con momenti di sfiducia totale che seguono momenti di speranza e positivi. I progetti sono stati rinviati e hanno causato disaccordi con il partner. Spese eccessive, perdite, anche consistenti, al gioco o in investimenti, perdita di lavoro, perdita di affari. Un periodo incerto e insicuro che non tende a passare. Tenete aperto il portafogli solo per spese necessarie, non sperperate soldi, potreste averne bisogno per spese impreviste. Avrai un atteggiamento insicuro e dovrai riflettere molto prima di agire. Evita l'istinto. Capricci di apparati elettronici, cercate di maneggiarli con cura e delicatezza e cercare di capire se sono davvero da sostituire o possono essere riparati. Evitate oggi le persone particolarmente noiose e pettegole, troverete un giovamento inaspettato nell'evitarle. Al contrario, cercate rifugio nelle persone sincere e provatamente leali. Momento favorevole per iniziare nuove cose. La casa sarà importante. Ti piacerà consigliare e aiutare gli altri e sarai alla ricerca di nuovi stimoli. Oggi mettete in atto tutte le precauzioni necessarie per superare la giornata in modo da non dover sopportare danni da persone pettegole e poco sincere. Meglio stare lontano da pettegolezzi e critiche. Scansando imprese rischiose di ogni tipo, potrai avere una buona giornata. Inutile nascondervi che avete tutte le possibilità per conquistare la persona che vi interessa e che vi fa battere il cuore. Curate dunque di farlo nel miglior modo possibile restando solo e soltanto voi stessi. Una persona vi osserva in silenzio e non ha il coraggio di farsi avanti. Difficilmente si farà avanti oggi, ma almeno cercate di comportarvi in modo che non capisca se vi interessa o meno. Forse non è utile continuare a frequentare persone che non vi stimolano, guardatevi intorno. Qualche nuvoletta in amore affliggerà le nate nella seconda decade, che dovranno essere più adattabili. Subirete una sorta di rallentamento, ma per ovviare a questi inconvenienti, potete almeno cercare di non distrarvi, portando a termine il vostro obiettivo. Non cercate di avere ragione per forza in un campo che non conoscete, rischiate di apparire ridicoli. Sforzatevi di ascoltare e imparerete molto. Dopo giornate moderatamente positive sotto tutti i punti di vista, vi confrontate con le incombenze della vita quotidiana che questa giornata vi propone. Giove transita nel segno vostro nemico amatissimo dei pesci e, se siete nati della prima decade, rallenta un po' del vostro spirito così infaticabile. Nulla di preoccupante in realtà, anzi uno stop salutare al vostro classico macinare tanti impegni, che si rivelerà utile in seguito. In famiglia siete obbligati a risolvere una questione di ordine pratico o patrimoniale. La vostra tipica grinta vi consente, però, di agire con tempestività e tenendo conto di tutte le esigenze e delle varie parti in causa. L'amore in questa fase per voi è davvero al top. Avete tanta voglia di stare con il partner e costruire qualcosa di speciale. Sul lavoro siete stanchi della solita routine, forse è il caso di iniziare a guardarsi intorno. L'amore va alla grande e c'è una forte voglia di costruire una bella storia e fare passi importanti.
le cose stanno tornando al loro posto e sul lavoro si sente solo un po' di stanchezza data dalla routine. Forse si può iniziare a cercare un nuovo lavoro. Potreste finalmente incontrare le persone giuste per voi in questa giornata, sia per quanto riguarda i rapporti personali, sia per quel che riguarda i rapporti professionali. Cercate di aprirvi nei loro confronti, invece di ritirarvi. Avete questa strana tendenza a chiudervi, ad essere diffidenti anche quando non ce n'è bisogno. La vostra reticenza potrebbe costarti caro in questo caso. Conclude la giornata il super trigono d'acqua in gioco tra Giove, opposto ma tutt'altro che ostile, e Venere dolcissima in sestile al vostro segno. Ininfluenti tutti gli altri, luna compresa, solo il sole allo zenith in quadratura propone ancora mete troppo ambiziose rispetto alle forze in gioco. Amore ed Eros, due ipotesi per i cuori solitari, l'amicizia che diventa amore e l'amico, datato o appena conosciuto, che si fa avanti con una dichiarazione mozzafiato è quasi un classico. Un po' meno estatico ma forse intrigante se lo stesso accade per le coppie già collaudate e innamoratissime, in questo caso il corteggiatore esterno, sempre vestito dei panni amicali, può dare un filo di fastidio. Se la coppia è affiatata ci si ride e ci si scherza su, diversamente potrebbe anche fungere da innesco per un rapporto che sembrava un po' spento ed ora, considerata l'eventualità di un concorrente, riprende tono e slancio. Nulla più della prospettiva di perdere qualcosa la rende cara. Sentite che dovete essere più vicini alla vostra dolce metà. Specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto, dedicatevi a una comunicazione intima, sentita, forse del tutto esclusiva nei riguardi della persona amata. Lavoro e denaro, progetti importanti e anche piuttosto arditi, ma per ora restano sulla carta. Mancano gli investimenti, il personale e forse anche il tempo necessario per metterli subito in pista, ma come spesso accade, ogni lasciata è persa. Giornata faticosa, con soddisfazioni ancora piuttosto scarse. Migliore l'assetto delle vostre finanze grazie a un investimento coraggioso suggerito da un amico con le mani in pasta. Come minimo ringraziatelo invitandolo a cena. Gli eventi nel mondo del lavoro sono a vostro favore. Per questo motivo, otterrete grandi risultati. Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, questo è un buon momento per presentarvi a potenziali datori di lavoro. L'impressione che farai sarà buona. Le conferme che avete ottenuto sulla bontà del metodo seguito e sui risultati raggiunti non vi bastano ancora. La molla dell'ambizione continua a stimolarvi, nel dare sempre meglio e sempre di più. Un Urano in posizione estremamente positiva e dal segno amico del Toro, vi indirizza costruttivamente verso nuove mete dove confrontarvi e dirigervi. Specie se siete nati nella seconda decade. Benessere, allo specchio vi vedete un po' grassottelli, cosa inaudita per un tipo salutista come voi. In effetti, sarà colpa del lockdown o delle recenti bisbocce post riapertura, un paio di chiletti li avete messi su anche voi. E se non volete che il peso aumenti ancora bisognerà correre subito ai ripari. In ogni caso non sognatevi nemmeno di prendere a calci lo specchio, lui non ha colpa, dipinge soltanto la verità. I pesi che vi sobbarcate, sia nel lavoro, sia nella vita privata, sono molti e provocano stress. Allentate il ritmo delle vostre giornate a partire da oggi e concedetevi qualche momento di relax. Per lei, interessi culturali da condividere con la persona del cuore, vedendovi fate sì micio micio ma non solo, vi piace scambiare opinioni, confrontare la vostra visuale del mondo, parlare di letteratura, cinema, arte. Insomma, cuori, teste e anime perfettamente compatibili e sintonizzate sulla stessa frequenza. Per lui, alla golosa trattativa per cui i colleghi vi additano come il preferito del capo, ci siete arrivati a suon di studi serali, rinunce e stanchezza, per questo gossip e critiche vi scivolano addosso come gocce di pioggia, siete in pace con voi stessi e orgogliosi del vostro operato, tutto il resto non conta. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali.
Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.